Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi è la vigilia di Natale e voglio proporvi due idee di regali fai da te dell'ultimo minuto. La rimedia che vi propongo è un alberello in miniatura, realizzarlo semplicemente con delle mollettine del bucato e dei piccoli spiedini o anche pezzettini di legno che potrete trovare tranquillamente in qualsiasi negozio di fai da te. Ho semplicemente attaccato le mollettine, diciamo, le ho staccate e le ho attaccate spalla contro spalla per realizzare la base dell'albero e poi le ho attaccate semplicemente con della colla a caldo. Una volta attaccata praticamente la base e quindi anche il corpo principale dell'alberello, su di esso attacco altri bastoncini che taglio man mano, mi regolo d'occhio della varia dimensione che darò all'albero. Nella parte più bassa sarà più largo e poi man mano che salgo sarà ovviamente più piccolino come un vero e proprio alberello. Man mano taglio semplicemente i bastoncini e li vado ad incollare con la colla a caldo sull'asse principale dell'albero. Una volta che ho finito e mi piace il risultato che ho ottenuto, ovviamente poi ad occhio potete anche inserire quanti bastoncini altri volete, con una semplicissima bomboletta spray vado a dipingere il mio alberello di bianco. Scorse le 24 ore, quindi il mio alberello è pronto e asciutto, ritocco magari se c'è qualche puntino che magari non si è dipinto del tutto e vado a decorare il mio alberello con delle decorazioni che ho realizzato in resina. Ovviamente potete decorarlo come più vi piace. Ho pensato che questo alberello può essere utilizzato anche in un secondo momento come un porta orecchini, un porta anelli, un porta bracciali, insomma un qualcosa che serve a appoggiare i gioielli quando non ci servono e quando dobbiamo riporli. Quindi è un regalo che diciamo vale tutto l'anno, non solamente a Natale. Allora, veniamo alla seconda proposta. E praticamente è una decorazione che vorrei tranquillamente utilizzare sia per l'albero e sia appunto come regalo personalizzato a un vostro parente, insomma a un vostro amico. Ho semplicemente scelto delle immagini da internet, le ho posizionate poi su un normalissimo foglio di lavoro Word in base alla misura dei miei legnetti che appunto devo andare a decorare e poi ho stampato con una semplicissima stampante che ho a casa. Una volta fatto questo, ho ritagliato le varie forme, ho colorato il retro delle varie decorazioni con la matita per creare una specie di carta copiativa e ho ricopiato sul legnetto, quindi sulla base che poi dovevo andare a decorare, figura che avevo stampato e avrò una base sulla quale poi andare a lavorare con il pennarello, un semplicissimo pennarello indelebile, va benissimo, di qualsiasi colore volete. Io ho scelto il fiocco di neve che era magari più semplice da realizzare e tranquillamente con il pennarello sono andata a ricopiare quello che avevo, diciamo, stampato a matita sul legnetto. Vado poi a decorare meglio, anche magari ricalcando e ripassando le parti che magari sono uscite non troppo bene, e vado a finire il tutto anche con una scritta in modo che appunto il legnetto fosse una vera e propria pallina, io l'ho immaginata così. Anche in questo modo utilizzo sempre la stessa soluzione, quindi vado a prendere una scritta e vado a ricalcarla sul legnetto e poi vado a ripassarla con il pennarello. In questo caso utilizzo un pennarello più piccolo. Ne ho fatti altri di pallina, diciamo, in altri modi, non solo con i pennarelli, ma anche con il pirografo, però magari capisco che il pirografo non tutti quanti ce l'hanno, però sul legno è veramente l'ideale perché non fa altro che incidere il legno e dà anche un effetto, diciamo, più rustico, più rovinato, che a me piace tantissimo. Quindi potete realizzare veramente tantissime cose con questo metodo, potete realizzarli in vari modi, in vari colori, anche addirittura dipingendo, ci sono veramente tantissime idee e tantissimi modi per sbizzarrirsi per questi regali, secondo me, personalizzati. Una volta che voi avete terminato il lavoro, potete bucare il legnetto con un trapano,
non ovviamente, quindi non vi ho voluto far vedere questo passaggio, e potete appunto appenderlo all'albero semplicemente attaccando un nastrino. Spero che questo video vi sia piaciuto, approfitto di questo video per augurarvi un buon Natale, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!